Siano lodati Gesù e Maria. Sempre avrete certamente riconosciuto, fratelli e sorelle carissimi, il Vangelo che abbiamo appena proclamato, la versione secondo Matteo di quel Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa domenicale, non domenica scorsa, non ieri, ma la domenica precedente, cioè la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione della figlia di Gairo, della figlia dodicenne. Su questo Vangelo quindi abbiamo avuto modo già ampiamente di riflettere nelle omelie domenicali, per cui basta dire che questi due miracoli sono espressioni innanzitutto di una fede immensa nel potere taumaturgico di Gesù, che guarisce non soltanto le malattie del corpo, ma soprattutto quelle dell'anima, espresse soprattutto dalla fede dell'emorroissa, e poi dal fatto più profondo, ecco, che Gesù risuscita questa bambina dalla morte fisica, ecco, ma intende con questo miracolo farci riflettere sulla morte ben più profonda, che è la causa della morte fisica, che è la morte del peccato, che non per niente la Chiesa ha chiamato, insegnandoci a chiamarlo peccato mortale, perché la morte del corpo è, secondo la rivelazione, conseguenza immediata e diretta della morte dell'anima. Noi moriremo nel nostro corpo perché purtroppo la nostra anima è stata uccisa dal peccato originale e dai peccati che purtroppo anche noi abbiamo commesso in vita. Ma Gesù, risuscitando questa fanciulla, ci ricorda che dal peccato si può risorgere, qui prima con il battesimo e poi con una buona confessione, e dalla morte corporale risorgeremo con Lui, si spera nella gloria, nell'ultimo giorno. Oggi invece comincia nella prima lettura, la lettura continua dei brani più importanti del profeta Osea, che è uno dei profeti più belli dell'Antico Testamento, perché la rivelazione di Osea è questo: il fatto che l'amore che Dio ha nei confronti del suo popolo è un amore sponsale. Dio vorrebbe che il suo popolo come collettività e ciascuno dei membri del suo popolo, cioè ogni singola persona, anche noi che siamo qui, vivesse con lui, come deve essere, un rapporto analogo tra quello che c'è tra lo sposo e la sposa, ovvero sentirsi completamente amati da lui, lasciarsi amare da lui e ricambiare con tutto noi stessi l'amore da lui ricevuto. Ecco perché comincio subito per dire: attirerò a me la pura nel deserto, parlerò il suo cuore, e ti farò mia sposa per sempre, ti fidanzerò come nella fedeltà. Sono espressioni bellissime, no? Però che è successo? Questa è la storia di il libro del profeta Osea, è una provocazione, perché noi come rispondiamo? Questo, sapete cosa fece fare Dio ad Osea? Gli fece prendere come moglie una prostituta. Dice: tu devi prendere una moglie una prostituta, lo sai perché? Perché tu sei l'esempio vivente di quello che succede con il mio popolo. Io li voglio tanto bene, io li amo, e loro stanno continuamente a tradirmi, così come una prostituta che non può essere fedele al marito, no? Una prostituta per definizione va con tutti, fa soltanto con il marito. E quindi è una provocazione a dire a tutti noi, oggi e sempre: come riconosciamo e accogliamo l'amore di Dio, come e quanto lo ricambiamo, quanto diviso è il nostro cuore tra tanti amori concorrenti e a volte malamente concorrenti con quello di Dio. Ecco, la vita sarebbe assai bella se, approfondendo innanzitutto la nostra conoscenza autentica del Signore, perché per accogliere Dio come amore bisogna averlo conosciuto molto molto bene. Ci sono molte immagini distorte che girano e che ci portiamo dietro con Dio. Rispondere completamente: Gesù vuole essere accolto come l'unico che ci ama fedelmente e totalmente, come colui che non tradisce mai, e vuole il primo comandamento. Cioè, se voi, qualcuno dice: qual è il primo comandamento? Non è non avrai altro Dio di fuori di me. Se quello è il primo comandamento, non ti capo. Il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Quindi questo dovrebbe essere il primo nostro intento, no? Quanti fedeli, quando fanno l'esame di coscienza, vanno a confessarsi e dicono: beh, io non sono stato fedele al primo comandamento perché non ho amato Dio con tutto il cuore, né con tutta la mente, né con tutte le forze. Cioè, non ho voluto bene soltanto a Lui, non ho messo in tutto il centro dei miei affetti, non ho pensato sempre solo a Lui e non mi sono impegnato con tutte le forze a servirlo per quanto potevo in ogni circostanza. Questo significa, ecco, quando facciamo l'esame di coscienza dovremmo sempre prima vedere bene, perché è impossibile adempiere con perfezione in questo mondo il primo comandamento. I maestri di spirito dicono: c'è riuscita soltanto la Madonna.
Però tra non adempierlo con perfezione e non pensarci troppo, non adempierlo per niente, ecco, ci passa un po' la differenza. Quindi, sapendo che la prima cosa che Dio vuole da noi è accogliere il suo amore e rispondere al suo amore con amore. Tutto il resto, che certamente poi ce lo fa conoscere, ce lo chiede, ma viene sempre come conseguenza di questa nostra risposta di amore a Dio, di cui sentiremo tanto parlare dal profeta Osea. Chiediamo a Maria Santissima che ben conosce il mistero dell'amore profondo dell'Altissimo di cui lei è vissuta, che ci aiuti a conoscerlo sempre meglio, ad accoglierlo sempre meglio e a ricambiarlo con sempre maggiore dedizione e gioia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.